Ciao, sono una e mi chiamo Antonella, o non Antonella se preferite, una che racconta storie naturalmente. Sant'Onofrio e Sant'Antonio sono entrambi i protettori di chi cerca oggetti smarriti. Ma perché racconto di loro? Il primo è il patrono di Palermo insieme a Santa Rosalia e Palermo è la mia città. Il secondo è ovvio, io mi chiamo come lui. Mia madre, al momento del parto, ha innalzato una preghiera al santo. Fatela nascere viva, salvatela, la chiamerò Antonio. Antonia. Sembrerebbe una cosa da poco, però io sono la quinta figlia e tutti i miei fratelli hanno i nomi dei nonni, come si usava in Sicilia. Però che nomi! Filippa, Custodia, sì, proprio Custodia, Gioacchino, Vincenzo, che può andare. E dunque, al quinto figlio, mia madre ci teneva proprio tanto a mettere un nome di fantasia. Sant'Antonio possedeva un libricino di preghiere che lui annotava a penna e che poi utilizzava per le lezioni e le prediche. Lo custodiva con molta cura e lo considerava uno strumento prezioso in cui annotare le sue riflessioni. Una notte, un novizio, curioso di vedere e capire perché il santo era così attento a quel libro, non seppe resistere alla tentazione e lo rubò. Dopo essersi impossessato del tanto desiderato libro, il novizio fuggì via dal convento. L'indomani, Sant'Antonio si mise a cercare il libro. Ma non trovandolo, iniziò a pregare, sicuro che così gli sarebbe stato restituito. Infatti, proprio in quel momento, Gesù comparve al fuggitivo e gli ordinò di tornare subito al convento per restituire il libricino rubato. Il ladro capì che aveva sbagliato e tornò indietro, chiese perdono a Sant'Antonio, che lo accolse e generosamente lo riammise nel noviziato. Da allora, chi perde qualcosa si affida al santo e lo prega per ritrovarla. Sant'Antonio da Padova è commemorato il 13 giugno. Sant'Onofrio, anche lui, protettore che cerca le cose perdute, è vissuto nel deserto egiziano ed è commemorato il 12 giugno. È una strana coincidenza. Sant'Onofrio è anche il protettore delle donne che cercano marito e degli studenti che hanno problemi di studio. Una delle preghiere tipiche in Sicilia per ottenere l'intercessione del santo recita così: Santo Nofrio, piluso, piluso, era proprio peloso questo santo, tutto amabili e amoruso, per i vostri santi pila. Fascitimi la grazia di trovare chi duca per divi. E ancora, Sant'Onofrio lupiluso, io vi prego, voi una grazia amate a fare, un marito mati a trovare. Noi siamo tutti più o meno fragili e sentiamo il bisogno di essere protetti anche dall'altro, anche dall'alto. Oltre che da coloro che ci stanno vicino e che amiamo. E dunque è bello pregare, è bello chiedere la grazia, ed è ancora però più bello quando siamo ascoltati. Ma impariamo ad impegnarci per ottenere con le nostre forze ciò che desideriamo. Là possiamo essere veramente soddisfatti. Se questa storia vi è piaciuta, suonate la campanella con me. E una volta alla settimana, se vi iscrivete al mio canale naturalmente, Racconti da Nonna, io o anche altri vi racconteremo storie fuori logo. Ciao a tutte, ciao a tutti, a presto, anzi a prestissimo. Ciao!